Drudi, anche lì nei centrali c'è anche il discorso rotazione, perché comunque hanno giocato Scogna Emilio 2 partite di fila, Drudi ne ha fatte 3, Bettella 2 perché è stato squalificato, quindi ci sta che possa far riposare o Drudi o Scogna Emilio. Luca, come ho detto l'altro giorno, anche per noi sappiamo l'importanza di questo giocatore. Però in questo momento io devo fare delle scelte che esulano dal singolo. Io faccio delle scelte che hanno a che fare con la compattezza, l'equilibrio di una squadra. Oggi molto probabilmente ho optato per Castanos e Busellato perché mi danno determinate garanzie sotto l'aspetto del non possesso e quindi ho fatto quelle scelte lì per dare più equilibrio alla squadra. Ma non significa che Luca non possa giocare lì, a due, cioè, lo posso anche far giocare, arriverà il suo turno. Ma io, vedendo anche la rosa della Cremonese, stiamo parlando di una squadra strutturata per andare in Serie A. Adesso, anche loro, sicuramente se sono lì, qualche problema l'avranno avuto, però è una squadra che ha dei singoli, forti, forti. Se faccio i nomi della Cremonese trovi una squadra ben assortita di gente esperta, esperta con grande esperienza, ma anche di qualità. Ma noi sappiamo che è una partita tosta e difficile, è come l'Empoli. Noi rifacciamo la stessa partita dell'Empoli sotto l'aspetto mentale, perché sappiamo di trovare una squadra agguerrita che può, vincendo ovviamente, dare fastidio a tutti. Ogni partita. Avessimo vinto quelle due prima, oggi avremmo parlato di altro. Quindi per quello dico, ogni partita è un'occasione per arrivare il più presto possibile all'obiettivo che ci siamo previsti. E quindi poi valutare altro. Quindi noi abbiamo la testa a quello. La testa la stiamo preparando già dalla Juve Stabia, che come testa la squadra deve pensare partita dopo partita, che per noi è una finale. È come il classico torneo estivo mondiale europeo, che vai, è o playoff o playout, che una partita conta più di tutto.